amici, questa settimana banda i capelli introduttivi e passiamo subito ai fatti. Giusto, vediamo gli alunni delle classi terze primarie alle prese con un incontro davvero interessante, quello col geologo Klaus Dolci. Vediamo cosa gli sono detti. Avete studiato che la stratigrafia, le rocce, sì. Si formano strati, no? Sì. E gli strati si formano perché? Per gravità. Le particelle più grosse, più pesanti. Lo studiamo a scienze. Perfetto. Vedete che le parti finissime ci hanno messo più tempo a scendere, no? Dovete muovere tutto. Come uno scende, muovilo. Siete stati bravissimi perché sta avvenendo una sedimentazione fatta benissimo. E tra poco vedrete che la parte più fine si depositerà sulla parte alta. Ancora le terze sono protagoniste del nostro prossimo servizio. Si tratta del tè letterario. Facciamoci spiegare di cosa si tratta. Abbiamo fatto il caffè letterario. In classe abbiamo condiviso con i nostri compagni le meravigliose storie che abbiamo letto durante l'estate, sorseggiando succo e mangiando biscotti. Questo è l'albero della lettura. Dopo la condivisione ognuno ha compilato una foglia con titolo e indice di gradimento del libro letto. Poi l'ha incollato sul ramo della propria casa. Più leggiamo, più l'albero si riempirà di foglie. Filippo, che libri hai letto? Il cielo non ha muri e la magica medicina. Qual è che ti è piaciuto di più? La magica medicina. Come mai? Perché mi piace quando trasforma la nonna in quella specie di robolico e mi piace perché è divertente quando prepara la magica medicina. Cosa dici di questo tè letterario? È bello. È bello. Cos'è che ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto di più raccontare alla mia squadra le cose. Che hai letto? Sì. Ciao Siria. Ciao. Libro preferito dell'estate? Twiga, una giraffa tra le nuvole. Poi faccelo vedere. Descrivi questo libro con una parola. Magnifico. Magnifico. Libro preferito dell'estate? Il cielo non ha muri. Perché ti è piaciuto questo libro? Perché parlava che le persone, anche se sono diverse, devono stare insieme. Molto bello quello che hai detto. Per te leggere, eh? Stupendo. Ti è piaciuta l'esperienza che abbiamo fatto oggi? Sì. Ti è venuta la curiosità di leggere qualche libro? Sì. Quale? Il piccolo sogno. Per te che cosa vuol dire leggere? Imparare cose nuove. Per te leggere è? Bello quando scopri la storia del paese. È il libro che hai letto quest'estate? Sì. Perché ti è piaciuto? Esattamente non mi è piaciuto. Ah no? Perché triste, okay. Perché parlava che non bisogna mai dividersi, sempre essere dalla stessa parte. Quindi è una storia un po' triste sostanzialmente. Un po' triste, per me c'è una cosa bella. Grazie. Ora vi mostriamo come i bambini dell'infanzia hanno accolto l'inizio dei percorsi omogenei durante i quali verranno proposte attività mirate in base all'età. Via al servizio. Lunedì 14 ottobre alla scuola dell'infanzia hanno avuto inizio i gruppi omogenei, caratterizzati da attività specifiche per ciascuna fascia d'età. Gli elefanti, attraverso una caccia al tesoro, hanno trovato due grandissimi pacchi contenenti tante sorprese da grandi. Il gruppo degli scoiattoli ha seguito le indicazioni di una mappa che li ha condotti alla scoperta di un pacco contenente degli oggetti significativi per l'avvio del progetto. Il gruppo dei pulcini ha trovato in sezione un grande cesto. Al bel calduccio, Bettino il pulcino li aspettava per affrontare insieme a loro fantastiche avventure. In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento di venerdì 25 ottobre con la prima assemblea delle case e l'elezione dei capitani. Da Flavio e Elena è tutto, alla prossima settimana! No, alla prossima settimana.